Omicidio di Pietro Sarchié, blitz questa mattina all'alba dei carabinieri. I due presunti assassini del commerciante di prodotti ittici di San Benedetto del Tronto, trovato cadavere il 5 luglio del 2014 nelle campagne di San Severino Marche, sono finiti in carcere. Altri due indagati invece sono finiti ai domiciliari. È un omicidio cruento, ma non di stampo mafioso, altrimenti avrei dovuto rimettere gli atti alla procura distrettuale. Cioè, non è un omicidio commesso da un'organizzazione che opera sul territorio. Il movente noi lo individuiamo nel rancore che il Farina, specie Farina padre Giuseppe, nutriva nei confronti del Sarchié per il fatto che appunto svolgesse attività di vendita del pesce nella zona in cui operava il Farina stesso con minor successo. Quindi sotto questo aspetto, diciamo, da tempo il Farina Giuseppe, come ci hanno detto anche alcuni testimoni, nutriva risentimento nei confronti del Sacchè. Sono una serie di convergenti elementi che, secondo il nostro punto di vista, depongono in tal senso. Noi abbiamo avuto una serie di deposizioni testimoniali e, come ho detto poco fa, si tratta dell'elemento veramente molto importante di questa indagine, cioè il fatto che tanta gente abbia ritenuto proprio dovere andare, pardon, nelle caserme dei carabinieri a raccontare tutto quello che sapevano una volta che hanno, diciamo, visto in televisione o sui giornali le fotografie delle persone che erano indagate. L'omicidio è avvenuto all'altezza della cosiddetta chiesetta del Perito, che è collocata su una stradina secondaria nel comune di Seppio. L'ipotesi nostra è che suffragata, supportata dalle dichiarazioni di testi che hanno visto il furgone del Sarchié andare avanti e dietro su questa stradina poco prima dell'omicidio. Quindi in sostanza, mentre ritornava indietro su questa stradina, diretto verso l'abitazione della cliente che gli aveva poco prima delle 8 ordinato il pesce, che poi è stata l'ultima persona che ha parlato con il Sarchié, e quindi mentre lui si dirigeva su questa stradina, la traccia di frenata attesta che evidentemente lui si è trovato improvvisamente di fronte ad un ostacolo che noi abbiamo individuato nell'autovettura Y10 nella disponibilità di Farina Salvatore. Quindi, una volta bloccato il furgone, secondo la nostra ricostruzione, il Farina Giuseppe ha esploso più colpi di pistola, i primi due dall'esterno e i rimanenti all'interno del furgone, purtroppo uccidendo il Sarchié. Una domanda che molti si sono fatti è come mai le indagini sono durate così tanto, 7 mesi? Le indagini sono state complesse. Avevamo un'alternativa, definire, per così dire, tentare una definizione del processo, dei fatti sulla base di quei reperti che avevamo trovato all'interno del capannone del Sarchié. Devo essere sincero, mi è sembrato sul momento che il materiale raccolto fosse poco, e che cioè non ci consentisse una ricostruzione piena e completa di quanto accaduto. Quindi abbiamo effettuato una serie di indagini, tra cui quella devoluta ai due consulenti esperti in materia di analisi di traffico telefonico, cioè che ci hanno consentito di capire non soltanto, diciamo, ci hanno consentito di capire dove i diversi indagati si trovassero nelle diverse giornate.